Ciao, ti stavo aspettando, sei in ritardo. Hai già commesso due errori, mai dire scendo subito e ti stavo aspettando. Senti, mettiamo in chiaro una cosa, io non faccio quei giochetti scemi tipo farsi desiderare, quelle cose là che non mi interessa proprio. Senti, non sto facendo giochetti scemi, se vuoi che ti aiuti mi devi dare retta, d'accordo? Va bene, dimmi. Allora, aboliamo la parola naturalezza, non esiste, se la sono inventata a quelli che non sapevano come comportarsi. Tutto è costruzione. Quindi, via quei pantaloni, vestito scollato, un po' di trucco per favore. E a posto della sciarpa, niente. Ma se siamo sotto zero, tu sei male. E quando esci da quel portone, non dire, ti stavo aspettando. Hai due possibilità. O fai un commento sul tempo, very British, abbiamo molto da imparare da loro. Oppure ti limiti a un ciao, per restare neutrale. Ah, e niente cellulari accesi. Stasera io e te, non siamo io e te. Oh. Ricordatelo. Sento che sarà una serata lunghissima, ma finirà. Sai, anche un lavoro di responsabilità alla fine, eh? Cioè, scrivere per una rivista femminile è un po', che ti posso dire, la giusta sintesi tra quelli che sono, che sarebbero i miei interessi personali e la necessità comunque di lavorare. A me piace moltissimo scrivere, mi è sempre... Repertorio. Scusa? Repertorio, è un discorso preparato che hai tirato fuori dai file della tua memoria e ripeti così a pappardella. Ho capito, però non è neanche tanto facile stare qui, fingere di non conoscerti. È tutta carina, è tutta così, e tu che mi giudichi. Ho sbagliato continuamente, mi sento sotto esame. Lo sei, infatti. E ricordati che io non sono io, ma quello che conosceresti questa sera per la prima volta. Chiamiamolo per convenzione Mario. Vabbè, chiamiamolo Mario. Vabbè, io con questo Mario adesso che devo fare? Sto zitta, così non lo annoio, sto zitta. Dai piccole informazioni, sincere ma non troppo. Mostra alcuni lati meravigliosi di te, ma senza scoprirti. E senza dimenticare la linea Maginot. La linea di chi? La linea Maginot. Quel limite invalicabile, oltre il quale due diventano troppo amici e il sesso si allontana. Vabbè, questa la so anche io. Che tra amici il sesso non può esistere, la so. Esatto. E poi? Stai attenta a non offrire troppo il fianco. Debolezze sentimentali. Ho capito, però così è troppo difficile. E non mi riesce di essere naturale in questa maniera. Stare qui a fare questa pantomima non ci riesco. E poi voglio dire, a me neanche mi piacciono le donne rigide, fredde, tutte trattenute. Non mi piacciono. Nemmeno a me. Ma nemmeno quelle che mi sbrodolano addosso al primo appuntamento, se permetti. E adesso tu parli come Michele o come Mario? Lo dico a titolo personale. Sapendo che verrà condiviso dalla maggioranza del genere maschile. Vabbè, ma tu che hai tutte queste teorie, no? Sulla vita, su come si fanno le cose, ti sei innamorato veramente almeno una volta? È una teoria molto semplice anche su questo. Ecco. Sottrarsi con eleganza prima che il gioco diventi lagnanza. Va bene. Allora adesso tu dimmi che non hai voglia di innamorarti. Cioè tu non senti bisogno di un po' di calore, di un po' di... Basta così, troppo personale. Mario potrebbe annoiarsi. Si annoia, Mario. Scusi. Guarda il conto, per favore. Grazie. No, ma proprio lo escludo! Ma lo escludo categoricamente! Senti, Mario si rifiuta di venire a vedere l'anno scorso a Marienbad. Eppure Michele. E io mi rifiuto di vedere quella roba là, no, è proprio improponibile. Ma vedi come sei oppositiva, sei, e non va bene, e Mario si spaventa. Io ho una mia etica, Michele, ho una mia morale, lo capisci? Ma questo Mario deve essere proprio un minus abens. Senti, Mario è una persona normale, dotata di un'intelligenza normale, di una cultura normale, che vuole passare una serata normale con una ragazza che presumibilmente gli piace. Morbida, mi piace essere un po' più morbida, magari non su tutta la linea, ma un pochetto c'è di cazzarola. Ma vacanze al Polo Nord! In Antartide. In Antartide, un cedimento totale, ma te ne rendi conto o no? Basta, non vuoi collaborare, me ne vado. Ma no, dove vai? Vengo, a dai. A casa, no, basta. Ma vengo, vabbè, però che carattere ho. Guarda che non sono no, io, no, Mario. È Mario, dirlo, sì, siamo d'accordo. Non devo dirlo, però sì, lo dico, mi è piaciuto. Mi sono proprio divertita. Verrò punita adesso? Sì, verrà radiata da tutti i cineclub e segnata a dita da tutti i cinefili d'Italia. Dai, dimmi la prova finale. Allora, macchina accesa sotto casa, che cosa ti fa pensare? Non gli piace, è chiaro, non ha spento il motore. Errore comune. Ci sono due scuole di pensiero. Nella prima lui spegne il motore subito. Questo è semplice, gli piace, vuole salire a casa. Ovvio. La seconda è più raffinata, la lascia accesa. E sai perché? Perché vuole che sia lei a sorprenderlo. Diabolico. Però io non potrei farlo, troppo risolutiva. No, bisogna stringere, siamo nel finale di partita. Così lo coglieresti di sorpresa. Personalmente mi piace molto quando mi sorprendono. L'ho fatto!
Bellissimo, bellissimo. Non l'avevo mai fatto prima. Ma ora? E adesso ci sono due possibilità. O bacio della buonanotte, lo mando in bianco ma gli lascio una speranza, oppure si reclinano i sedili. Eh sì, così non mi hai promesso niente e ho passato la serata con mia sorella. Molto meglio. Sì, così dai delle speranze più concrete, sì. Detesto ammetterlo, ma è stato divertente, lo sai, non dico il bacio, proprio tutta la serata, divertente. Un esperimento riuscitissimo, secondo me. Grazie. Non è che faccio uno sbaglio clamoroso adesso, lo posso dire, no? No. Buonanotte! Felicità o momenti di serenità. Esperimento riuscito, serata perfetta. Cerca di non dimenticarla, Mario. Ma certo la nostra vita è complicata, piena di insicurezze, incertezze, paura di non sapere affrontare le cose nel modo giusto.